La fa il signor Daniele, mi chiamo Daniele, ho 31 anni, una settimana fa mi è stata diagnosticata la mieloide cronica, sono ancora scosso ma al tempo stesso positivo, lo devo a mia moglie che è in stato interessante e ai miei genitori che hanno perso un figlio a 33 anni fa, affetto da leucemia linfoblastica acuta. La mia domanda è: come mai non è ancora possibile con dei marcatori o altri metodi anticipare il tumore nei casi genetici come il mio? Lo chiedo per mio figlio che nascerà a ottobre e purtroppo sono già in pensiero. Quindi, chi vuole rispondere? Bruno, non si sente? Sei col microfono spento, Bruno. Adesso Sì. non è genetica questa, c'è una predisposizione familiare alle malattie ematologiche. Noi abbiamo studiato circa 500 pazienti, 50 famiglie, e c'è una predisposizione che prende, diciamo, in maniera orizzontale patologie non importanti, ovvero sia malattie croniche. E in maniera longitudinale, da un punto di vista statistico, genitori, figli, con una patologia importante, non so, il padre una linfoide cronica, il figlio una leucemia acuta. È ovvio che questo è un argomento importantissimo a cui bisogna dare prima o dopo una risposta, d'accordo? Per cui e il numero di familiari interessati a queste patologie non superavano praticamente le tre persone in queste famiglie. Questo è un dato che abbiamo portato all'ASCE noi 4 anni fa, 5 anni fa sostanzialmente. È ovvio che c'è un meccanismo biologico che bisogna trovare e mi fermo qui. Però non c'è dubbio che se c'è si eredita un po' la predisposizione, non è un'eredità così importante. Cioè io rassicurerei questo paziente sul fatto che la probabilità che i figli possano avere una malattia ematologica è veramente molto molto scarsa. Una connessione ci può essere fra la sua patologia e quella di suo fratello, questo sì, però che si tratti proprio di una ereditarietà assolutamente no. Non so se siete d'accordo su questo.